Ammetto che questo video c'è stato un piccolo errore, io l'ho registrato tutto, però in realtà ho registrato 6 secondi di quel video e quindi io ho fatto già questo stage, so già come si fa, so già tutte le cose ed è un vero peccato. Try numero 2, scusate no cam, ma fa un caldo assurdo in questi giorni con sto caldo anche col condizionatore, che è meglio se non accendo tutte le luci e tutte le robe perché muoio. Comunque, stage numero 5. Vabbè, io so già quello che fa tutto, quindi vi spiegherò come fare e basta a sto punto. Abbiamo una barra, ok, che va portata su ogni turno per fargli calare la DR. Il primo turno non gli potete fare danno, Il primo turno non gli potete fare danno. La cosa richiede, come vedete la barretta qui, se gli date le orb, fa le robe, ok? Quello è come funziona. Più va avanti, più orb richiede. Più va avanti, più orb richiede, comunque. Quindi tenete da conto quello. Va bene. Come funziona ora? Lei per sto turno ha 100% di R, quindi niente da fare. Ogni volta che finita la barra... sì, è special ogni colpo, quindi preparatevi. Ogni volta che fa un... Sì, che due palle però, Che due palle. Ce n'erano due. Credevo di averne visto... Godo. Comunque, ogni volta che... aumentate la barra, no? E la riempite, lei perde 20% di R. Quindi cosa succede? Cambia fase, quindi sì, non tiene lo stun, il seal, quindi attenzione da quel lato. Cambia fase, ma perde la DR. Quindi arrivate a un certo punto che una special one-shottate. Se non riuscite a riempire la barra e quindi la tenete su di DR, è una fight normale. Con il rischio, perché finora non l'ho detto, ma con il rischio... che gli si giri ed entra la special da 17 milioni e 0,50 di danno. Quindi tenete da conto quella cosa, aiuto. Ok, ci sono un bel po' di orb tech, però non mi posso permettere di rischiare, però faremo così. Ok, facciamo così. Orb tech prese, ok. Ora è 80% di R e il prossimo turno si becca 60% di R. Prossimo turno un attimino un po' complicato prendere le orb, quindi un attimino calma, bisogna vedere quante ne abbiamo. Però sì, Ribrianne Tech dovrebbe darci una mano da sto lato. Ribrianne Tech dovrebbe darci una mano da sto lato perché le orb le genera anche tante, quindi si dovrebbe riuscire quei primi turni un attimo a portarla a 20% di DR assicurata. Perché alla fine dei conti, quando arrivate già a 40%, Videl, che comunque è un PG che vi carica... quei suoi 10, 11, 12, no? Gli fa danno, Gli fa abbastanza danno. Quindi tenete da conto la cosa. Ovviamente cercate sempre di stannarla, come nella fight da 900 milioni contro Launch. Ovviamente la dovete stannare. C21? C21 non trollare. C21! Evadi! Dio Cristo. Aia. Vabbè, abbiamo provato sulla pelle la special da 17 milioni, va bene? Ok, bene, a posto. Bene, a posto. Allora, va bene, ora che sappiamo della cosa, calma e sangue freddo, come dicevo, tenetela silata, stannata, eccetera, che poi in realtà si fa. Ok? Se voi la tenete stannata o silata, si fa. C'è il rischio, ovviamente, che vi fa la special. No, non c'è il rischio. Lei fa solo delle special, quindi calma e sangue freddo da quel lato. Però comunque c'è il rischio che vi faccia il colpo pre-special. Calma e sangue freddo perché crepate. Quindi cercate di evadere, è l'unica cosa che vi posso dire per aiutarvi da un lato. Cercate di evadere perché sennò non fate nient'altro. Perché da pugni non è che fa troppo danno, 500.000, quindi si reggono in realtà quelli, ok? Si reggono. È la special che fa paura. È la special perché poi succede il turno, come avete visto prima, kaboom. Ok, è kaboom, è istantaneo kaboom. Ora, una cosa da tenere a conto. Se voi non portate avanti la barra si resetta ogni turno a prescindere. Quindi se non l'avete maxata si resetta. Però non va avanti la fase, quindi è stannata, poi. Quindi tenete a conto quello, è stannata, siete safe. Allora, calma, famo così. La barra non è abbastanza, famo così. Ok, perfetto. Ora l'abbiamo portata a questo turno 60% di R. Calma e sangue freddo. Calma e sangue freddo. Che io non ho ben capito la special da 17 milioni quando gli pare di farla, no? Non ho solo capito quello. Non ho solo capito quello. Quando è che gli va di farla? C'è un qualcosa che devo fare per... Non ho capito quello. Ho solo capito... Che la...
Che la fa? Ti prego, non essere da 17 milioni, ti scongiuro. Aia. Stanna! Ti prego, ti voglio bene, C21. Stanna, 50% chance. Stanna. Ad. Eva. Oh! Orco boia. Oh! Oddio, aiuto. Ok. Aiuto. Calma. Sangue freddo. La siliamo a posto. Calma, sangue freddo. Calma e sangue freddo. Ok, con queste orbe? Ok. Bene, 40% di R ora, ecco. Dopo il prossimo turno è 40% di R. Orco boia. Mamma mia. Mi sono spaventato molto. Mi sono spaventato molto, C21, fatelo dire. Smettila di trollarmi, ok? 50% di stannare, stun, grazie. Ho bisogno dello stun. Ecco, ora... il prossimo turno probabilmente non ce la facciamo a mandarla a 20% di R. Dobbiamo aspettare un altro turno di Ribrian, probabilmente. Tenetela contro la coda, un altro turno di Ribrian probabilmente lo dobbiamo vedere. Quindi calma e sangue freddo. Però intanto la cosa buona è che iniziamo comunque a fare danni. Vedete che Videl, bene o male, inizia a fare i danni, ok? Appena portiamo a 20, raga, Videl se la magna. Proprio fa tutto Videl. Le Orb Rainbow non vanno bene, eh? Le Orb Rainbow non vanno bene. L'avevo detto qua, non la mandiamo sulla barra. Amen. È un bene però, perché se non la mandiamo su, a prescindere comunque da quel lato, non cambia fase. Quindi se ora la stagniamo, calma un attimo, stanna. Se ora... ok, sono una merda. Vabbè, se la stanniamo, rimane stannata per il prossimo turno, almeno quello. Non essere 17 milioni, ti prego, ti scongiuro, ti voglio bene. Vidal, devi solo evadere, t'ho messo terza, 70% d'evasione. Fai quello e basta. Eva. Un'altra, calma. Eva. Evasione. Vadi. Ok. Calma, sangue freddo. Ok. Bulma, è il tuo turno, ok? Ora devi solo evadere. Fallo e siamo a posto. Devi solo evadere. Poi la sili. Devi solo evadere un colpo. È un colpo solo. Evadi, Bulma. Perfetto. Ok, sono morto ed è divertente ormai. Calma. Non posso tenere Bulma STR davanti perché Bulma STR davanti lì non gli piace, quindi calma. Facciamo in questo modo. Cerchiamo di portare sulla barra. Come vedete inizia a chiederne un bel po' di orbe. Calma. Perdo lo stunner, però almeno ho sempre il sealer. Bulma, sei sua madre, Bulma, brava, un'altra volta, schiva tua figlia, Bulma, ti prego, schiva, no, che due palle, il bello è che io l'ho già battuta, io vi sto solo facendo vedere la roba, ok, un'altra cosa buona, non cambia le orbe anche quando gli cambiate la fase, ok, quando voi riempite qua la fase cambia effettivamente, però non cambiano le orbe, quindi a posto, safe. Se vi capita un turno che avete tante orb, tenetele e via. Poi, ora comunque con Bulma, siliamo. A prescindere. Fine della storia. Solo per dopo un po' un casino per le orb, vedremo come fare. Vediamo un attimino qua. Tanto è una questione di solamente abbassargli la DR. Una volta abbassata abbastanza la DR, ovviamente, una volta che avete vaso, eccetera, eccetera, bene o male, Bra esplode. Bra esplode, perché una volta che avete abbassato molto la DR, Bra proprio fa kaboom. Quindi
La cosa è quella, resistere un attimo e via. Per fortuna non c'è una roba di turni e roba del genere, almeno quello. Va bene, calma ora, calma, calma un attimo perché calma. Porca Eva. Mi conviene tenere C21 prima e sperare nello stun, perché sennò sono... sono morto. Facciamo così, proprio la mettiamo leggera leggera. Tutte quelle orb fisiche sono abbastanza carine. Poi abbiamo le orb int, non lo so. Non lo so se basta. No, tre orb non basteranno. No, con quelle rainbow, ok, va bene, a posto. Va bene. Qua è a 60% di R in questo turno, quindi la prossima è 40% di R. C21, C21, dai, sacco di merda che non sei altro, C21. Evadi, evadi, ti prego. Sei una merda. Sei una merda! Vado per lo stun, ti prego, C21? C21, dai, fatti sentire. Cioè, nella run prima aveva nella run dove ho vinto, ha stannato, ha fatto le robe. Per favore, C21. Sei una merda. Dai! 50%! Cioè, io non posso fare ogni monetina, no! Dai, stanna! Oh, ce l'ha fatta, andiamo avanti, cazzo! Preghiamo nel nostro signore dell'evasione e soprattutto qua è importante cercare di fare una roba dalle orb, quindi facciamo così e... Ti prego, abbastanza... Oh, ok, l'int. Ameno, omenare imperavi, ameno, dimere, evadi. Ok. Ok, calma, non è ancora finita, calma. Ameno, omenare imperavi, ameno, dimere. Caulifla, ti voglio bene, Caulifla, evadi. Ok, prossimo turno. Ok, non è che c'è molto da dire. Bulma prima. A posto. E è silata. L'importante è quello. Silarla. Qua le orb non mi piace che scendano in quel modo, però è a metà, calma un attimo ancora. Spero che con queste 6 orb, 5 orb colore... ok, va bene, però è silata anche per dopo. E tecnicamente è stannata anche per dopo. Vero, C21? Vero, C21? C21? Fallo? Oh, ok, va bene. Allora, questo turno ora è safe. Ed è safe anche al prossimo turno, perché rimane stannata. Praticamente... Sono abbastanza convinto a sto punto che se non riempite la barra, lei vi tira 17 milioni. Però, se non riempite la barra e avete stannato, siete comunque safe. Perché non vi può fare quella special da 17 milioni. Però capite anche voi che venite trollati da C21 e siete una merda, fine. Siete nella merda. Allora, Bulma prima. Facciamo in questo modo. Facciamo così. Prendiamo. Ok, quasi riempita. Queste 5 orb STR, vediamo. Ok, è piena, a posto. Queste orb fisiche ora non verranno usate ora. Le teniamo per il prossimo turno. Tanto questo turno è safe ora, non ce ne frega. Passiamo al prossimo. Ok, siamo al momento più divertente di questa run. Intanto, questo... Seal subito, istantanea. Seal, fine. Poi, queste orbe GL belle, vedete che inizia a richiedere un bel po'. E avevamo tutte queste fisiche. Allora, bene o male, a prescindere, sono sempre 500.000 da pugni, quindi si reggono. Vediamo se bastano. Ok, al prossimo turno, non importa, viene shottata malamente sta rompipalle. Viene proprio shottata malamente. Quindi a po' silata e via. Levata dalle balle la cosa. E ok. Va bene, Bulma. Non c'è bisogno di fare 18 special. Non c'era bisogno. C21 ora. Non mi importa stannare. Tanto tanchiamo i pugni lì. Quindi a posto. Ora, Videl carica danni.
carica un po' di danno. Il prossimo turno è settimo turno, quindi ci garantiamo, assicurata la cosa, che abbiamo le orb di Bulma. Ok, abbiamo le orb di Bulma. Vedete intanto che qua arriva il danno, no? Abbiamo le orb di Bulma, ci garantisce proprio che la mandiamo a 0% di R, ok? E diventa una cavolata. Un 0% di R praticamente è il Dock and Event, cioè tirate una special, fa kaboom il nemico, ok? Quindi, ora è safe. Calma però un attimo perché... Ok, calma un attimo. Facciamo in questo modo. Perché non è la special da 17 milioni. Ah no, è 0% di R qua. È 0% di R. No. È già morta. È morta. Però bisogna capire se nella fase con 0% di R ora è veramente tanto incazzata da fare sempre 17 milioni. Bisogna capire quello. Calma. Calma e sangue freddo. Comunque, ora... Ogni colpo che facciamo è 3 milioni e mezzo. Va bene il calcolino e tutto. Lei ha 500.000 di difesa. Gli entrano i colpi proprio. Gli entrano e gli fanno malissimo proprio. Quindi ora è shottare. Pum! Vedete che entrano un casino di danni, no? 7 milioni caricati. Va benissimo. Tieni in mitra. 13 milioni crittati. Non essere special da 17 milioni, ti prego, perché sennò mi incazzo. Ok, quando la portate a 0% di DR farà la special da 17 milioni. Va bene, io direi che il mio test l'ho fatto a prescindere, comunque io l'ho già battuto. Vi ho fatto vedere quello che dovete fare. Sapete ora, se la portate a 0% state pronti. State molto pronti. Perché è incazzata proprio pesante, quindi state attenti. Ragazzi, è stato un piacere, grazie mille per aver visto il video. Ragazzi, è stato un piacere, lasciate un bel like, commentate. Se siete nuovi sul canale, considerate l'iscrizione. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.